Bene, buonasera cari non telespettatori, Hadouken come sempre a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisalide, il keeper di questo lercio canale, continuiamo questa sera Dead Space 2. Direi di non cincischiare e continuare, che siamo arrivati già abbastanza a buon punto. Non me ne frega un cazzo dell'account Electronic Arts, non me ne fregava all'epoca, non mi frega anche adesso. Giocatore singolo e... continua. Come va con Stross? Dobbiamo strisciare nella macchina oscura. Togli l'energia. Il rumore si sente a 3 isolati di distanza. Rivelerà la mia posizione. Ellie, cerca di farlo restare concentrato. Devo capire cosa sta cercando di dirmi. Ben strette. Ovviamente ho la versione conservata con 2 dischi e anche l'edizione speciale, quella con con la riproduzione della plasma cutter, che riproduzione, una versione un po' mignon perché era un po' piccolina, però era comunque carina. Cioè non era in scala 1-1 grossa come questa, e la cosa un po' dispiaceva, che comunque il plasma cutter è molto figo. Adesso ho fatto una versione ok. Tagliatore. Vediamo un po' che cosa posso fare. Ah, il dato di impalamento cinetico. Mi sa che dovevo prendermi una monster. Capsula d'attracco è scollegata dai binari magnetici. È stata aperta una segnalazione tecnica. Ellie, c'è un problema. Sembra che la capsula d'attracco per raggiungere il pannello solare stia fluttuando incontrollata in fondo al tunnel. Non mi dire. Non preoccuparti, posso risolverlo. Esco a dare un'occhiata. È mica una droga, cioè semplicemente... Cioè poi è una bevita che a me piace, cioè ne ho provata soltanto una, però era abbastanza buona. Sono curioso di provare altri gusti in realtà. Accesso a gravità 0. Non ho la più pallida idea di cosa devo fare qua. Non mi ricordo proprio. Vedi un po' te che ci vuoi fare. Schema. Lame trancianti. Sembra più il nome di un attacco da robottone giapponese anni 80. Credi che possa andare, ma non ti arrivano le sue stronzate. È in preda alle allucinazioni, anche.
è un sintomo della malattia. Credo che si rivelerà un problema. Lo è già. Continua a spostarti. Entra una parentesi quasi totalmente nulla. Scendi, grazie. Io questi sono veramente insopportabili. Sono troppo veloci. Cioè, è quasi garantito che ti prendano. Sono troppo veloci. Troppo veloci. Cioè, non c'è proprio il tempo di reagire. No, non è che non tolgono neanche tanto, è che sono proprio troppo veloci. Cioè non c'ho proprio il tempo di vederli e di reagire. Qui mi pare che nell'ascensore veniva. Anche perché l'ascensore è largo, quindi è segno che qualcuno sicuramente ti attacca. Bella visuale però. Sembrerebbe Saturno. Lì. Ah, viene lui, viene. Non mi ricordavo che era lui che mi attaccava. Non mi ricordavo che era lui che mi attaccava. Siete? Stato fatto da sicuramente non so. La morta! Oddio, chi è? Sì, salutiamo di nuovo la porta. Sicuramente dal papà, non so se il team era tutto lo stesso, ma sicuramente dal suo principale fautore. Non mi ricordo mai come si chiama. Ah, che palle questi che ti sparano lo scroto. Quelli con lo scroto esplosivo. È tutto troppo lontano. Più che altro te devi mettere. Cioè, penso che te. Non so se. Non so dove ti trovi, ma presumo che te devi alzare dal letto, andare sulla carrozzina e quindi giustamente ti passa la voglia. Cioè, più che la voglia ti passa la fantasia. È richiesta l'identificazione.
Attendere. Il custode Howard Phillips vi raggiungerà al più presto. Se il custode era questo, allora siamo freschi. Ci sta sempre nel mezzo della carrozzina. Vabbè, non manca tantissimissimo, dai. Hai già sopportato parecchio, ancora un piccolo sforzo. Ah, quante ce ne stanno queste cose? Sti rompicoglioni, ce l'ho molto vicino. Eccolo. Schema e schema, pistola a campo di forza, finalmente. Una delle mie pistole preferite in assoluto, che poi non è propriamente una pistola, però diciamo che è una pistola, ecco. Cioè sì, ma anche no. Bene, allora so già tutto. Buonasera Mid, ben ritrovata. Autorizzazione riaccettata. Benvenuto, custode Howard Phillips. Anche i cadaveri possono essere utili. Direi che ha dormito anche troppo. Anzi, direi che non si rialzerà più. Come va? Bene, dai, benino. Oggi calma piatta al lavoro. Pochissima gente. Tra cui una famiglia con un bambino che mi ha fatto chiudere 10 minuti più tardi perché non si decideva mai. Ti stai portando la zavorra appresso? Non ho scelta. Non avevo scelta che portarmi la zavorra appresso. Fornisca il codice di accesso verbale per autorizzare il suo ospite. Ma non ho consigliato, cioè, ho anche consigliato, però essenzialmente ha fatto tutto da solo, cioè non gli servivano i miei consigli. Era proprio che lui non si decideva. E alle 7. Tipo alle 7:30, alle 7:30, io chiudo alle 7:30, ancora non si era deciso. Che pure i genitori stavano a diventare matti. No, è un negozio di strada il mio, per fortuna, quindi faccio orari anche un pochino meno fastidiosi. Cioè, apro alle 10, chiudo all'1, poi riapro alle 4:30, fine alle 7:30. È un po' una rottura di palle, l'avevo spezzato perché... Oddio, ci è mancato poco. Però c'è di buono che comunque, cioè, ce l'ho qua, quindi alla fine, cioè, ci posso tranquillamente arrivarci, metto 10 minuti a piedi, quindi non devo neanche prendere la macchina, quindi cioè è un po' una cosa che si può fare tutto sommato. Andiamo a ravanare.
Space. Uso non autorizzato dell'ascensore di accesso rilevato. Risponda. Credo che non potrà rispondere. Siete diventati improvvisamente finti? No, così, perché lo chiedo. E quello, cioè, non era ancora morto. Mannaggia la miseria, quanto. No, non è il Tevere. Il Tevere è a Roma. A Tivoli c'è stata Aniene. Il fiume Aniene. Beh, per essere, cioè, per quello che è, sì, non lo è rispetto a tanti altri, ma per, diciamo, in confronto, sì. Dark, so che sei là sopra. Anche se dovessi sopravvivere abbastanza da ripristinare l'energia, non avresti via. Tutte le vie di accesso e uscita dal settore governativo sono monitorati. Ma noi ovviamente non ci arrenderemo, perché sennò. Porca puttana, perché sennò che eroi siamo. E poi nessuno mi ha chiesto di. Cioè, sono quegli eroi che nessuno gli ha chiesto di farlo, ma. Non lo volevano fare, ma. Ma tant'è. Ah! Madre. Depurazione supporto vitale. Visitatore non autorizzato. Zona mainframe. Si dovrebbe. Sì, si vede. Si vede il marchio. Che. Poi sto pezzo, siccome è mezzo labirintoso, dovremmo starci. Tipo. Mi sa che c'è il gatto che. Secondo che mi sa che c'è il gatto che. Sta chiamando. Buon appetito allora. Porno subito. Ah, non posso farlo, vabbè.
Eccoci qui. Solitamente voglio mangiare, ovviamente. Scusate. Allora, stavo dicendo. Parla il direttore Simon. Disattiva immediatamente tutte le funzioni del pannello solare. Avvio, blocco sistema. Blocco sistema completato. Piacente, Clark. So cosa stai cercando di fare. E non posso permettertelo. La posta in gioco è troppo alta. Allora, mo sto pezzo è un po' noioso perché bisogna visitatore non autorizzato. Zona è noioso perché bisogna fare avanti e indietro a fare sti posti e soprattutto ci sta sta vocina che in 3 secondi ti dice visitatore non autorizzato. Due palle! Mamma mia! Allora, qua poi c'è una cosa particolare, nel senso che c'è un'entrata segreta che il gioco non ci dice. Ovviamente, perché sennò che segreto era? L'accesso non autorizzato al mainframe delle lavorature costituisce una violazione del codice civile della stazione interna. Rimettere tutti i pannelli nella posizione originale e allontanarsi dal quadro fusibili. Hai pescato? Cioè sei andato a pescare. E cosa hai pescato? Dici, cosa hai pescato? Allora. Visitatore non autorizzato. Zona non autorizzato. Zona mainframe. Ma me ne manca uno. E dov'è? Ne manca uno. Ah, ecco, sta qua per terra. Allora, devo ricordarmi come si fa. Attenzione, lei è ora ritenuto responsabile di ripetute violazioni del codice civile in vigore sulla stazione Titan. Allontanarsi immediatamente da tutti i macchinari. Sì, ovviamente è opzionale, ma devo ricordarmi come ci si va, però. Cioè, sarebbe qua dietro, qua su. Cioè, sarebbe dentro il muro dritto per dritto rispetto a sto coso, solo che devo riuscire a ricordarmi come si fa ad accedervi. Spero di non sbagliare, che ci sta un bel po' di roba là dentro, quindi vorrei non mancarla. Devo solo ricordarmi come si fa. Forse posso farla dopo che ho attivato le due strade normali. Della sta zitta, quella non la sopporto più.
visitatore non autorizzato. Zona mainframe. Vada, sta zitta, non la sopporto più questa. Contenimento mainframe compromesso. La sicurezza è stata informata. Ora dobbiamo cercare di capire come si fa ad accedere alla parte segreta. Vediamo, eh. Culo, la volta mi ha detto culo. Allora vediamo. Allora, questo continua a fare così, continua a fare avanti e indietro, solo così, non si può girare dall'altro, non si può girare in altri modi. I circuiti del mainframe sono estremamente delicati. Allontanarsi. Funzioni automatizzate disattivate. Sistemi di blocco disattivati. La stazione è passata alla configurazione di controllo manuale. Contromisura. Allora, forse ho capito, ci dovrebbe essere o di qua una specie di apertura di codice segreto, di modo segreto per mettere le chiavi e aprire sta porta nuova. Stavo l'ultimo posto dove sono stato è stato Risparmio Casa. Allora, se di là non ha funzionato, speriamo che funzioni qui. Dovrebbe esserci un modo alternativo di mettere le chiavi. Vediamo, che dovrebbe fare con un colore diverso. Vediamo, No. E infatti, mo c'è un altro colore. Era qua, era. Procedimento giusto, ma al posto sbagliato, in sostanza. Freddo. Mamma mia, mi sta morendo freddo, non so perché. E c'è questa cosa che ti sblocca l'entrata segreta. Ed ecco la stanza segreta. Tra cui la mascotte Peng. Nodo. No, solo freddo. Ma principalmente ho freddo alla parte bassa, perché è quella che si riscalda di meno. Quindi dalle gambe ai piedi. Rieccoti. Mi ricordavo ci fosse più roba. Però vabbè. Mi sa che mi devo riprendere delle monster prima di giocare, se non voglio sbadigliare in continuazione. Magari, guarda, mi riscaldo volentieri insieme a Jack. Ah sì? Bene, ottimo a sapessi.
gli specchi. Devo riallinearli manualmente. Come sta, Stross? Guarda tu stesso. No! Non sono ancora pronto per l'ago, no! Dovete farmi uscire! Non respiro! Stross, che ti succede? Belli! Non mi sta aspettando! Ma brutto co... Cioè, sono pure più veloci del primo questi. Sono velocissimi, so. Hai detto mostriciattolo. Brr, sarà molto freddo anch'io, quindi occhio. Io sinceramente ho freddo alle gambe e ai piedi. Infatti, cioè, sono quei momenti in cui sono costretto a mettermi due paia di calzini per ripiegare. Circolazione, dici? Oh, e mori? Ma tu sei pure il gesso, però. Andiamo a tagliare. Dobbiamo fare dei tagli. Io questi... Cioè, questi sono ancora più insopportabili del primo. L'ho fatto letteralmente volare. Affanculi, zati un po'. È bello per sta testolina nera. Schema, sì, non ho visto che schema era, vabbè, non ho fatto in tempo a leggerlo. Non è stata ancora anche sta stanza comunque, cioè ci ho sprecato un nodo energetico quasi per niente. Ennesima ravanata. Tutto dentro? Tutto?
No, è giusta. Cioè, a giudicare da quello che vedo io è giusta. Non ti ci mettere anche tu, Ellie, per favore. Ma è così, cioè, è strano, cioè. Sta parte è un po' una palla. No, cioè, io la vedo bene, poi magari dopo mi riguardo la live se c'è qualcosa che non va, però mi sembra che è così. Cioè, dovrebbe essere giusto. Cioè, da quello che vedo io sul programma, dovrebbe... Sembra che due degli specchi non siano allineati. Come sta? L'iperventilazione è cessata, ma non so quanto ancora riuscirà a resistere. Sapevo che mi avrebbe solo rallentato. Se Strauss muore, con lui se ne andranno anche le mie possibilità di distruggere il marchio. Tienilo in vita e raggiungi quel pannello. Forse ti stai a confondere con le bande nere. Comunque non parliamo di pipi, eh. Non è questa la sede. Io non mi ricordo che devo fare però qua. Dai, ma perché mi devi... Perché ogni cosa che dico sono antipatico. Allora, io devo vedere gli specchi non allineati. Credo. Ah, vanno controllati da qua. Oh sì, questo pezzo poi tipo, è tipo uguale a Resident Evil 4, che fa tipo la stessa cosa. No. Ok, Ellie, uno è andato. Come vanno le cose lì da te? Stiamo cercando di ritirare le coperture. Strauss, cerca di darmi una mano. È del male, non sono abbastanza forte. Prometto che ti proteggerò, ma ora datti una mossa e vieni ad aiutarmi. Che sono sti versi? C'è qualcosa che copre il collettore. Oh mio Dio, ce ne sono a centinaia, migliaia. Si stanno separando. Ellie, esagerata. Mio Dio, vengono da questa parte. Corri, Strauss, corri. Ellie, sono già morto. Allora, prima che soffochiamo... Dove cazzo me la sposto? Perché sono diretto verso il sole? Vabbè. Sì, in effetti, cioè, l'impressione era quella. Cioè, anch'io c'ho avuto l'impressione che... Dammi una mano, con versi strani... Porca puttana, sto morendo! Ah. Via, 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 verso l'ossigeno prima che muoio. Dai. Non me ne frega un cazzo, non mettete a fare la scenetta che sto a morire, su! Guarda se non devo morire, eh. Aiuto, aiuto! Ellie! Ellie! Tutto bene? Non dire niente! Appena entrati in quel groviglio il raggio si è attivato! Lei non ti... Ellie! Quelle cose sono ancora dirette alla stazione di transito! Distruggono ogni cosa che incontrano! Merda, ci taglieranno fuori! Vai alla stazione! Io arrivo appena posso! Vado alla stazione, io arrivo appena posso. Che poi, cioè, vabbè... Cioè... È un panorama fantastico, ma io penso che sarei morto anche semplicemente per il fatto di essere finito qua. Che... Cioè... Sto coso tutto giga... Ma... Quindi devo entrare... Devo proprio entrare qua. Ah, ok. Se lo dice lui... Sì, almeno qua ci poteva stare pure l'ossigeno, però, eh. Meno male. Uscita da gravità zero. C'è ossigeno in un metro quadro di distanza. Isaac, dobbiamo arrivare al settore governativo prima che ci taglino fuori. Non farai mai in tempo ad arrivare ci qui. Ci sarò! Beh, si può... Per non essere tagliato fuori, posso essere tagliato dentro. Avvio sistemi eiettori d'emergenza. Eiettori? Questo è un altro di quei pezzi che devo schivare l'impossibile. Basta! Sì, giustamente, lo so, c'hai ragione. Dai, guarda, pioni infrociata. Dai. Aiuto, mamma. Dove cazzo devo entrare? Mamma mia, stavo per morire. Ok, ce la posso fare. Dai, che ce la possiamo fare? Ci siamo. Ce la fa. Ce l'ho fatta.
Mamma mia, che paura. No, 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 ma io se lo demolisci tu, altrimenti ci bannano il canale. Anzi, mi bannano perché il canale è mio. Mamma mia, che paura. In tutto questo ho sprecato un medikit da 3. Vabbè. Vabbè, se ti comperà, che te devo dire. Ellie, dove sei? Proprio all'esterno, forza! Proprio all'esterno. L'esterno de che? Che indicazione è? Cioè, mi hai detto tutto e niente. Ah, schema raggio a contatto. Allora, ti vendo Peng. Qua Peng vale molto di meno. Qui vale 10.000, nel primo valeva 30.000. E quindi, allora, cosa ci compriamo? Ci compriamo un paio di nodi. Me la posso comprare il med pack grosso? Neanche per il cazzo. Vabbè, lo recupereremo dopo. Sega, Sega! Poteri alla Sega! Isaac, proverò ad aprire la porta C&C al tuo livello. Resisti. Proverò! Hai detto che proverai, non che ci riesci. Non c'è una garanzia. Funziona. Ah, potere alla sega. Non potete nulla contro la sega. Chi è? Oh, sei ancora vivo. Vaffanculo. Niente, oh. Cioè, come ti permette di vincere contro la sega? Sì che ho l'autorizzazione. Apriti, bastarda. Apriti, bastarda! Apriti! Apriti! Questa se la ricorderanno in pochi. Chi è abbastanza grande da poter aver visto quella pubblicità? Ecco, è aperta! Isaac, vai! Che vado? Non so dove devo andare! Mi stanno massacrando! Hai definito? Vai, Isaac! Non riuscirai a fermarli tutti! Vai! E che vado? Non so dove devo andare. Ah, ok, ed è qua. Per così fatemela prendere, però. Oh. Aria, 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 aria! Mamma mia. Curioso di che cosa? Di che cosa siamo, di cosa siete curiose? Ellie, siete lì? Ce l'avete fatta? Merda, Isaac. Merda. Sì, beh, non ti ho chiesto se c'è merda o no in realtà, quindi questa risposta non è che l'abbia capita. Stamattina qui eravamo una squadra di 30 persone. Provo le orecchie. Ci hanno sopraffatto. I miei uomini si sono. Non ho ancora capito di che cosa avete, siete curiose. Che cosa volete sapere, rispetto? Sono letteralmente lì a pezzi per riuscire a scappare. Sono sicura che in giro ci sono ancora braccia e gambe. Ellie, lo so. Mi dispiace. Eccomi di nuovo. È tutt'oggi che cammino in un fottuto cerchio. Vedrai che ce la caveremo. Ora pensiamo a come incontrarci. Ah, ok.
Bene. C'è una stazione di transito nell'installazione. Ecco le coordinate. Cioè, mazza, queste per incontrarsi, per un appuntamento, guarda che succede. Cioè, vabbè che gli appuntamenti con le ragazze sono difficili, però fino a sto punto mi sembra esagerato.